Dopo aver lasciato Dubai, abbiamo noleggiato una macchina e ci siamo diretti verso l'Oman, con direzione Muscat, o meglio Old Muscat. Non volevamo entrare ancora in una grande città, ma volevamo vivere qualcosa di più autentico. Avevamo già fatto 150 km di strade con paesaggi mozzafiato e ci aspettavano altri 300 km. Abbiamo deciso di prendere la strada più ovest per poter passare anche tra città o villaggi più piccoli e vedere cosa il viaggio ci avrebbe regalato. Abbiamo visto una moschea bellissima lungo la strada, abbiamo deciso di fermarci e guardare, abbiamo chiesto il permesso perché sembrava una residenza, ovviamente avevamo visto che era una moschea, ma c'erano un sacco di recinzioni e l'entrata era con dei cancelli, quindi per sicurezza abbiamo chiesto. Non possiamo entrare perché stanno pregando, però hanno detto che possiamo tranquillamente fare foto all'esterno, fare quello che vogliamo. Ed è bellissima, è proprio bellissima, sono contentissima. Magari non se ne rende conto nei video, ma è enorme. Quella che vi ho fatto vedere è solo una delle quattro porte dell'edificio. È grandissima, mi piacciono tantissimo questi colori. Poi, non so, forse perché le moschee mi piacciono particolarmente tanto, mi piace visitarle, mi piacciono i colori. Non so, questa è bellissima, bellissima. Qui ci troviamo a Sohar, una piccola città a 2 ore di distanza da Muscat, nel nord del paese, vicino al mare. L'enorme moschea ha un ampio giardino, 4 minareti e una grande cupola principale blu. Lo stile architettonico trae influenza in gran parte dagli stili architettonici islamici persiani e dell'Asia centrale, con tocchi di elementi architettonici tradizionali dell'Oman, che rendono quindi questa moschea unica. All'interno la sala di preghiera utilizza toni di bianco, colonne imponenti, pareti in gesso riccamente intagliate e ricchi tappeti ed è abbastanza grande da consentire a quasi 5.000 persone di pregare contemporaneamente. Il Mihrab, che è una nicchia che indica la direzione della Mecca, segue un disegno simile al grande ingresso con intarsi e mosaici di piastrelle turchesi e dorate. Una delle caratteristiche più sorprendenti di questa moschea è l'uso della calligrafia, usata come elemento di decoro. Le iscrizioni che troviamo sulle pareti, sulle porte e sugli archi sono scritte in bellissimi caratteri arabi, realizzati con cura da abili calligrafi. E queste iscrizioni non sono solo decorative, ma hanno anche un grande significato spirituale e culturale, poiché contengono versetti del Corano e altri testi islamici. Un'altra caratteristica di questa moschea sono i suoi complicati disegni geometrici. Questi motivi si trovano su pareti, sui pavimenti e su altre superfici e sono stati creati con una varietà di materiali tra cui marmo, piastrelle e intonaci. I motivi sono ispirati all'arte e all'architettura islamica tradizionale e intendono simboleggiare la bellezza e la complessità dell'universo. Oltre ad essere un luogo di culto, questa moschea è stata costruita con lo scopo di fungere da centro culturale e sociale. Ospita una grande biblioteca pubblica e alcune aule adibite agli studi islamici. Dopo questa breve tappa ci mancavano ancora 2 orette a destinazione e si era fatto quasi sera. E arriveremo a Old Muscat ormai con il buio. Dopo essere arrivati alla Old Muscat e esserci sistemati nella stanza, decidiamo di trovare le forze per uscire, cercare qualcosa da mangiare per cena e trovare anche qualche snack per il viaggio di domani.
abbiamo fatto una piccola passeggiata verso il retro del Palazzo Reale e abbiamo anche avuto l'opportunità di parlare con una guardia. Parlava solo in arabo ed era super disponibile. Ci stava spiegando che qui esiste un forte che risale al periodo ottomano e che venne poi ricostruito dai portoghesi pochi anni più tardi, quando quindi l'Oman era colonia portoghese. Dopo esserci svegliati relativamente presto, perché le cose da fare oggi sono tantissime, ma soprattutto moltissimi chilometri da percorrere, ci hanno preparato la colazione con uova, formaggi, tè, pomodori, marmellata, miele e pane. Ah, non vedo l'ora di mangiarle queste. Qui nella Old Muscat si trova la casa, o meglio dire il palazzo, del sultano dell'Oman. È la residenza ufficiale del capo di Stato e qui vengono ricevute le autorità durante le riunioni ufficiali. Quando il sultano è presente, all'interno viene issata la bandiera, mentre se è assente la bandiera viene calata. È circondato da giardini curati e la parte visibile anteriormente è una struttura quasi cubica da toni accesi, gialli e azzurri. Sulle alture ai lati della baia sono ancora in uso i due forti. Stanno a guardia del mare e vennero costruiti nel periodo di dominazione portoghese nel XVII secolo. Quella è una piccola imbarcazione della polizia che sta pattugliando, mentre quella dietro è una nave da guerra, è un cacciatorpediniere, molto probabilmente dell'Oman almeno. Sì, perché non si vede la bandiera. Si spera, essendo c'è così tanto, così tanto vicina. Attaccato alla costa. Dal video non si vede, ma la bandiera sembrerebbe quella francese. Perché sembrerebbe un blu iniziale, poi bianco e rosso. Tutto quella pattuglia della polizia in nave. Ah, sì. Comunque sì, confermato, è una nave francese. Cioè, una nave. Nave da guerra francese. Adesso la bandiera è evidente a occhio nudo, è da francese. Poi si legge anche F712, di conseguenza... La F potrebbe stare per Francia. Ah sì, adesso lo vedo bene il cannone, cavoli. Ed ecco che attracca. Tan 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 tan. Dietro c'è anche l'elicottero, piccolino. La zona è molto tranquilla, poche macchine e il clima è molto più tollerabile rispetto a Dubai. Muscat Vecchia è molto selvaggia. Da una parte trovi il mare e dall'altra colline frastagliate che quindi garantiscono un clima più areggiato.
E ora breve sosta al souk, che è più simile ai mercati arabi che già avevo avuto modo di visitare in Tunisia o in Marocco rispetto a quello di Dubai. La struttura del mercato venne costruita circa 2 secoli fa, utilizzando solo fango e foglie di palma, mentre i pavimenti sono in marmo, ed un tempo era il luogo di scambio delle merci che transitavano dal porto di Muscat e provenivano dall'India, Cina o altri paesi del Medio Oriente. Il souk venne anche denominato al-Dalam, che dall'arabo significa buio, perché è fatto in modo che i raggi del sole non illuminino, o meglio, non riscaldino la zona. Infatti vengono utilizzate lampade per illuminare durante le ore buie. Ora lasciamo la Old Muscat per dirigerci prima tra le montagne, anzi ci siamo praticamente già e sono pazzesche, e poi andiamo verso il mare e poi rientriamo e andiamo verso il deserto. Dopo 2 ore di strada abbiamo incontrato il mare e abbiamo deciso di fermarci, fare una piccola tappa al mare prima di fare i prossimi chilometri. Guardate che paradiso! Prima si vedevano anche delle tartarughe marine, solo che ora non se ne vedono più. Ma qua è bellissimo. Ci rimanevano ancora 180 km da percorrere. Piano piano le montagne si allontanavano sempre di più e ci stavamo avvicinando verso il deserto. Non lo sa? Niente, grazie. Salam.